Adesso un contributo video molto... Ich bedanke mich. ...essere con noi perché è impegnato nelle discussioni per trovare una coalizione che gli permetta di diventare primo ministro di un paese importante, i Paesi Bassi. Ha trionfato appunto alle elezioni la scorsa settimana ed è un pioniere nella lotta al fondamentalismo e al terrorismo islamico. Quindi il contributo video dell'amico Geert Wilders, leader del PVV olandese. Ciao Italia, bella Italia, i miei amici. I am so sorry that I cannot be with you in beautiful Florence today to meet you all, freedom-loving patriots, and of course, my number one Italian friend, Matteo Salvini. Matteo, you always were and will be an inspiration to me and so many others. My friends, last week we won the Dutch election. La scorsa settimana abbiamo vinto le elezioni in Olanda con il 24% dei voti. Una vittoria storica, un trionfo per il popolo, un terremoto politico nei Paesi Bassi ed in Europa. Abbiamo dato speranza a milioni di persone perché il nostro messaggio era chiaro. Prima i Paesi Bassi, prima l'Olanda, basta l'asilo, basta l'immigrazione di massa, basta tutto questo, basta con miliardi di denaro speso dai contribuenti destinati agli ideali della sinistra liberale come il cambiamento climatico e l'azoto. Usiamo questi miliardi per abbassare le tasse dei nostri cittadini in modo che possano pagare l'affitto di casa, fare la spesa e altri servizi sociali di cui hanno bisogno. Amici miei, possiamo raggiungere la grandezza per i nostri paesi. E che la vittoria delle elezioni nazionali in Olanda sia l'inizio di un'ondata di vittorie elettorali in tutta Europa. E non c'è momento e luogo migliore per sottolinearlo se non in questo momento a Firenze, la culla del Rinascimento, la città della rinascita dell'Europa. Amici miei, il nostro cammino si fonda sui principi che ci hanno definito, che hanno plasmato la nostra essenza nel corso della storia, sovranità, identità nazionale e libertà. Dobbiamo garantire che le decisioni che riguardano la nostra nazione siano prese da coloro che la conoscono e che l'amano al meglio. La nostra identità, forgiata attraverso generazioni di storia, valori e tradizioni condivise, è la base su cui poggia la nostra nazione. E l'eccessivo afflusso di immigrati, come si è visto negli ultimi decenni, può diluire l'essenza stessa di ciò che ci rende ciò che siamo oggi. Si tratta quindi di un invito a riconoscere, a prendere atto che una società coesa è quella che comprende e rispetta al meglio le proprie radici, il proprio passato, sostenendo limiti ragionevoli e persino uno stop all'asilo, temporaneo o permanente. Assicuriamo facendo questo che il nostro arazzo culturale rimanga vibrante ed intatto. Protegge gli interessi del nostro popolo, della nostra gente, non equivale a una mancanza di compassione o di empatia. Si tratta di dare priorità al benessere dei nostri cittadini, garantendo l'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sociali. Si tratta di mantenere una società in cui tutti possano prosperare e a cui possano contribuire. Sostenendo la necessità di limitare l'immigrazione, non stiamo voltando le spalle al mondo, non stiamo facendo questo. Al contrario, ci stiamo assumendo le nostre responsabilità per creare una nazione più stabile e più prospera, che possa essere un esempio per tutti gli altri. Cerchiamo quindi di essere gli artefici di un nuovo futuro in cui la nostra identità sia celebrata, la nostra cultura sia conservata, preservata, gli interessi del nostro popolo, della nostra gente siano in cima alle nostre priorità.
Miei cari amici, possano le nostre nazioni prosperare sotto la guida dei loro patrioti, unendoci nel nostro impegno comune verso gli ideali ed i valori che definiscono le nostre diverse nazioni, che i vostri sforzi siano alimentati dalla passione, dalla resilienza e dalla ferma dedizione al miglioramento delle nostre comunità e dei nostri paesi. Insieme possiamo impegnarci per ottenere più libertà, più sicurezza e più prosperità, creando un futuro che rifletta la forza e la resilienza dei nostri sforzi. Grazie. Grazie Gerti, ti aspettiamo prossimamente in Italia, magari da primo ministro del tuo paese.